Buongiorno, sono Angeletta Voghera del Dipartimento Interateneo Scienze, Progetto e Politiche del Territorio del Politecnico di Torino. Sono un docente di urbanistica e da molti anni collaboro con Città Metropolitana per rispondere alle sfide dello sviluppo sostenibile, della resilienza e dell'adattamento al cambiamento climatico. Le attività, attraverso le mie attività di ricerca e di supporto all'ex provincia di Torino, oggi Città Metropolitana. Nelle attività di ricerca che abbiamo sviluppato negli anni, abbiamo cooperato essenzialmente su due grandi temi e politiche che la città metropolitana ha portato avanti con grande entusiasmo. Da un lato sui contratti di fiume, in cui abbiamo lavorato insieme Politecnico e Città Metropolitana e molti attori istituzionali per promuovere un progetto di valorizzazione del territorio, di sistema condiviso legato ai territori e ai bacini coinvolti nei contratti di fiume. E a partire da queste esperienze, negli anni ci siamo concentrati sul tema della rete ecologica e dello sviluppo della reticolarità ecologica, a partire da un'attività di ricerca che si è svolta contemporaneamente al lavoro di Enea sulle linee guida per il sistema del verde e che ha portato a fare delle sperimentazioni prima nei territori di fiume con il comune di Bruino e poi successivamente nelle Poridiese nel comune di Chieri per promuovere degli scenari progettuali di valorizzazione della reticolarità ecologica e del paesaggio da integrare nella pianificazione locale, perché la sfida della valorizzazione della biodiversità non si vince soltanto con la pianificazione d'area vasta, ma necessita di un'importante presa di coscienza e di attività a livello locale, quindi in un'azione progettuale che deve necessariamente entrare negli strumenti di pianificazione locale. Con Città Metropolitana abbiamo sviluppato alcune, non solo scenari progettuali, ma anche delle regole e una normativa ad hoc che possa essere utilizzata dai comuni della Città Metropolitana per integrare i propri strumenti urbanistici locali.